incontri che ti hanno segnato, cambiato la vita, a parte questo di Sergio. Bella anche quando appunto non c'è soltanto, non solo quando non c'è, anche quando non c'è il pubblico, cioè tutto questo studio che comunque ho sempre fatto in maniera parallela al lavoro, o comunque anche quando non lavoravo o prima ancora di cominciare a lavorare, insomma è stato sempre un arricchirsi che mi ha portato veramente ad amare ogni personaggio, a lavorarlo in maniera tale da capire poi, per esempio, con una del, cioè proprio il cambiamento, no, che ho potuto percepire quando facevo nel fare Toto, per esempio, no? Sì. Che a volte all'inizio, quando tu entri, magari pensi che devi fare chissà quanto, poi dopo invece ti rendi conto che tu, una volta che hai capito il personaggio, e questo in generale ovviamente, non solo su Toto, però quando, nel momento in cui tu hai capito il personaggio, sai che cos'è quella persona, che rapporto ha con tutti gli altri, che rapporto ha con se stesso e con l'evoluzione del personaggio, dopodiché ti rendi conto che tu non devi fare nient'altro che fare delle azioni radicate e basta, cioè senza delle azioni organiche, senza forzare. C'è un metodo che utilizzi particolarmente, oppure guarda, io una persona che non ho nominato, una persona che non ho nominato, infatti sarebbe stato un gran peccato, è Cristina Pezzoli. Sì. Io ho studiato con tanti metodi diversi, dico metodi perché poi ognuno c'ha, chi magari è più improntato sulla parola e sul testo, chi magari è più improntato sul personaggio, chi magari è più improntato su quella cosa, però lei è stata quella che mi ha dato, diciamo, che ha messo a posto, diciamo, tutto il disordine che magari uno può avere quando studia, perché magari delle cose le capisce ma non le colloca nel posto giusto. Invece lei è stata quella che mi ha fatto capire che ogni testo, ogni personaggio è una cosa a sé, e quindi ogni volta è un mondo diverso che uno deve cercare di esplorare, o attraverso il corpo, attraverso la voce, o attraverso l'emozione, o attraverso una biografia del personaggio e la tua, insomma, dipende dove ti trovi. Poi, come sai bene, nel senso, a volte, nel senso, non è che poi è tutta sta profondità sempre, cioè, sì, poi sì. Anche beh, bisogna anche saper improvvisare in questo mestiere, certo. Ma piuttosto, come stai vivendo questo periodo di pandemia che ci costringe un po' tutti a restare a casa e non poter ovviamente lavorare in campo artistico? Allora, io che sto facendo? In realtà mi sono iscritta all'università un po' di anni fa, sapendo, mi sono iscritto part time, quindi era stato un part time, quindi non mi sono iscritto all'università sapendo che l'avrei fatto nei tempi morti, mai tempi furono più morti di questi e quindi sto studiando praticamente per l'università. E quindi sto veramente, nel senso, sto dando degli esami. Tra l'altro, sto dando degli esami che dovevo dare all'inizio, ma li sto dando adesso, ma che ora conciliano perfettamente con quello che mi Ah, serve. senti, è arrivato un messaggio che Sergio Dolzi, che saluto calorosamente, chiedi se si ricorda quando fece Nennillo. Penso che è indimenticabile. certo che mi ricordo. Poi tra l'altro mi certo. Scrivono anche non si sente nulla, potete andare su Spreaker, su www.crtradio.com e seguire il podcast, oppure il live adesso, oppure dopo la puntata potete seguirla tranquillamente, registrata lì, sta lì, e potete seguirla e ascoltarci nuovamente. Dicevamo Stefanuccio, che stai facendo l'università, quindi ne stai approfittando in questo periodo di pandemia. Sì, faccio contenta mamma, voglio fare contenta mamma che voglio essere laureato. All'epoca gli dissi di no a medicina, mo facciamo una cosa un po' più umanistica, sì. E quindi sì, voglio fare questa cosa. Che stai studiando discipline delle arti, musica e spettacolo. No? A Roma. Sì, il DAMS. Sto facendo il DAMS a Roma 3. Abbreviamo.
Bene, allora, senti, siccome stiamo addirittura d'arrivo, sono le 20:46 e Vai. tra un po', quindi terminiamo la Uno stacca l'altro, puntata. andrà a mangiare. Avrai fame, visto che ti sei allenato, se non sbaglio, no? Poi se hai rimandato, Sì, che ho preso una passione incredibile per l'arrampicata, faccio delle arrampicate assurde. Dai, Dove? dimmi. Per casa? Spider-Man? No, 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 c'è la Dici c'è la pure palestra no. all'aperto in cui. No, 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 come per casa? No, c'è un boulder, il boulder all'aperto. Cioè, oppure su roccia, comunque Il che ci faccio sta arrampicata, il crepo. boulder? Cioè praticamente un Il boulder, muro. che sarebbe il muro, Un muro, praticamente il muro, esatto. Parla come è mangi, dai. praticamente. Parla come mangi, c'è un muro con le prese, tu ti attacchi al muro, dici perché devi pagare per andarti a attaccare al muro con tanti muri che ci stanno? È colorato. Allora, un Così. messaggio che vuoi lasciare agli amici che ci stanno ascoltando? Io il messaggio che voglio lanciare agli amici che stanno ascoltando, appena riaprono i teatri e i cinema, tutti al cinema, tutti a teatro, a festeggiare e a divertirci. Io Insomma, pensavo una io cosa più quello che spero tu sia. profonda, capito? Tipo, ognuno ha la No, non mi propria interessa, no, ma strada, non bisogna mai cadere nella no. schiavitù dei metodi, no? Invece no. Queste sono quelle cose che ti ho detto al telefono, E però non lo tu mi neghi, capito? Che svelare. poi. No, 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 vabbè, figurati, la schiavitù dei metodi, no, 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 ognuno la appunto deve schiavitù cercare dei di. metodi no, però No, sicuramente ognuno dobbiamo deve dire. cercare di trovarsi. Dobbiamo dire, aggiungi un posto a fare. No, scherzo, No, ci dovevo dire. mai abbattersi e non mollare mai, specialmente in No, questo periodo. Fate come Stefano, se non avete no, fatto non l'università nella bisogna mollare. vita, iscrivetevi all'università. Trovare una. Esatto. Allora. Io sinceramente non pensavo di studiare, te lo dico sinceramente, questo. Però a un certo punto, siccome io poi c'è un negozio di famiglia in cui lavoro e sto lì, la depressione è talmente tanta che a un A un certo certo punto mi punto uno si sono rende talmente detto adesso. conto di essere ignorante che dice: "Me, fammi studiare, Insomma, fammi studiare perché qua la situazione, insomma, no, vabbè, comunque io veramente a chi a casa e magari ha delle difficoltà perché non, magari non si muove abbastanza, insomma, cercare qualcosa che possa a cui attaccarsi per attac in quella partitura. E la lussuria armatura, un cuore con l'impugnatura. Il mio è ancora chiaro e puro, e col mio cuore ti curo. Io farò mia la tua avventura. Ti amerò se tu mi giuri, ti amerò se tu mi giuri, che impiccheranno le smeralde. I miei sogni appena nati, caro, tu li hai soffocati. E adesso stammi a sentire, io vengo e voglio venire a rotolarmi nel fango. E allora stringimi. Le tue frasi sono ingiurie, il tuo amore è impuro. Ma metto con le spalle al muro quel cuore in te più duro. E strappa via la mia cintura, tu vieni. E giunge al termine questa bellissima puntata di Radiogram. Io vi do appuntamento a giovedì prossimo, sempre alle ore 20, sempre con il nostro special guest degli special guest, Prof. Lanzellotti, e con il prossimo ospite. Ciao, un bacione! Ti amerò se tu mi giuri, ti amerò se tu mi giuri, che impiccheranno le smeralde, che morirà la zia. La pazzia è relativa solo a CRT Radio. Avete ascoltato Radiogram con Veronica Vidiotta.